Eccoci qua ragazze, benvenute in questa nuovissima puntata dei nostri Power Talk. Anche oggi abbiamo una bellissima puntata da raccontarvi, anzi ve la faremo raccontare direttamente dalla nostra protagonista. Prima di iniziare vi ricordo che io sono Jessica Pellegrino e mi occupo di autostima e potere personale e insieme a me c'è la fantastica Miriam Bruera, founder della Pink Factory Academy. Quindi insieme andremo a, insomma, raccontare queste storie e soprattutto ad ospitare un'anima fantastica che appunto diamo subito il benvenuto. Ciao Elisa, benvenuta tra noi. Ciao, ciao Jessica, ciao a tutti, ciao a tutte. Benvenuta Elisa, Jessica ed io ti abbiamo fortemente voluta a questo Power Talk perché conosciamo la tua storia e siamo sicure che potrà ispirare tantissime persone. Quindi diamo il benvenuto a Elisa Gobbi. Elisa ha una storia meravigliosa, ma non vi svelo nulla perché lasceremo poi a lei il compito di raccontarsi. Vi svelo soltanto che Elisa è un'imprenditrice, una giovane imprenditrice. Ha creato il suo brand, è la founder di Coraggio, un brand artigianale completamente made in Italy, che si occupa di realizzare delle scarpe fantastiche. Quindi poi vi daremo anche riferimenti per andare a trovare le scarpe di Elisa perché sono bellissime, ma in realtà Coraggio è molto di più di questo e questo è comunque uno dei motivi per cui abbiamo invitato oggi Elisa a questo talk. Coraggio è un movimento appunto anche qui di empowerment, un po' in linea con quello che già Jessica ed io portiamo avanti, perché dietro Coraggio c'è un progetto per aiutare le persone a sentirsi a proprio agio nei propri panni. Quindi è davvero un progetto di inclusione, di diversità, di valorizzazione della diversità e dell'unicità di ogni persona. E a questo punto, dopo questa premessa, che sono sicura avrà acceso la curiosità di chi ci ascolta, lascio la parola a te, Elisa, per raccontarci di te e di questo progetto bellissimo che seguo da diverso tempo, da quando ci siamo incontrate la prima volta, e quindi anche per me è bello vederti crescere, vedere il tuo progetto che sta pian piano espandendosi sempre di più. Raccontaci un po' di più del tuo brand e del tuo progetto, del tuo movimento. Innanzitutto grazie Miriam per questa fantastica presentazione, sono onorata appunto di essere qui con voi e per questo spazio che mi state dedicando. Io, cosa dire, aggiungere oltre appunto a quello che hai detto tu, posso iniziare presentandomi dicendo che sono Elisa, ho 32 anni, sono alta 1,93 e indosso un 44 di piedi. Perché mi presento così? Perché per quest'ultima caratteristica, diciamo appunto per quanto riguarda la taglia che indosso di piedi, ho sempre avuto difficoltà nel trovare scarpe di qualità, scarpe femminili, eleganti, che mi permettessero comunque di esprimermi come persona, di esprimere la mia personalità e soprattutto di sentirmi bene con me stessa e con la mia fisicità. E negli anni, diciamo che sin dalla mia adolescenza, avevo questo sogno di avviare un qualcosa che potesse risolvere questa esigenza. E nel 2019, all'alba dei 30 anni, perché avevo appunto 29 anni, ho deciso di fondare questo mondo che diciamo che posso definirlo appunto la mia scarpa perfetta, perché diciamo che in primis ho creato questo mondo su misura mia, nel senso che ho cercato di trovare artigiani italiani in Italia, perché per me la manifattura italiana è di fondamentale importanza per il mondo di Coraggio, che producessero calzature piccoli grandi numeri, nel senso calzature donna dal 32 al 36 e dal 42 al 46. E ho deciso appunto di includere anche le taglie piccole perché ha questa esigenza anche la taglia piccola nel mondo della calzatura donna e di conseguenza sono le taglie che vengono escluse dal mondo classico calzaturiero. Quindi diciamo che sin dal principio mi sono lanciata in questa avventura con molto entusiasmo e con molta curiosità, in quanto io prima mi occupavo di fotografia e quindi ho approcciato un mondo totalmente nuovo a me. È stato bello, nel senso lo è tuttora, appunto dopo 3 anni di attività e dopo anche, diciamo, aperto inizialmente online e nel 2020 ho deciso, hanno appunto che ha messo alla prova tutti quanti, ho deciso di aprire il negozio fisico e io l'ho sempre ritenuto un temporary shop, quindi ho tenuto aperto questo negozio per 2 anni ad Esenzano, luogo delle mie radici, io sono nata ad Esenzano, e l'ho chiuso proprio un mese esatto fa con l'intenzione di ritornare a concentrarmi principalmente online per poter essere raggiungibile e raggiungere tutte le donne, principalmente in Italia, ma anche all'estero, che hanno questa necessità.
quindi anche le idee sono tantissime, possono essere quelle di creare più avanti eventi, anche di con la mia community, perché posso definirla comunque una community, le donne che mi seguono, le mie clienti. Non mi piace definirle clienti, mi piace definirle amiche, perché proprio si è creato un rapporto di amicizia. E mi piacerebbe creare offline in tutta Italia un po' questi incontri, o anche comunque degli spazi dove poter indossare la calzatura e poter vivere un'esperienza, insomma, anche di connessione tra di noi. E, ecco, diciamo questo, potrei sì, diciamo che mi... sì, per raccontare, per descrivermi, diciamo che penso di aver detto tutto in generale, ecco. Poi andrei avanti a parlare per ore. Però sì, questa sono io, e questo è coraggio, il mondo di coraggio, ecco. Che bello questo coraggio, e non solo mi viene da dire per il modo in cui hai chiamato questo brand, ma è bello anche vedere la tua storia, perché effettivamente sentendo la tua storia racconta tanto, ci sono tanti aspetti che attirano, penso, l'attenzione. In questo momento quello che mi ha risuonato tanto è sentire anche qual è un po' il tuo vissuto che ti ha portato comunque a voler creare qualcosa che sia alla portata di tutti e che sia disponibile anche per esaltare delle caratteristiche anziché doverci noi adeguare a quello che c'è sul mercato. E questo trovo che sia fondamentale, perché lo vediamo un po' in tanti ambiti legati alla donna, e quindi quando ci, non so, ci orientiamo verso l'abbigliamento, verso il make-up, verso appunto anche le scarpe, ci aspettiamo e forse a volte diamo anche per scontato di poter comunque indossare determinati capi, determinate scarpe, però poi in realtà non sono effettivamente per tutti, perché se pensiamo a chi magari ha delle caratteristiche che mi viene da dire più diciamo fuori da quello che è lo scenario che siamo più abituate a vedere, quindi non mi piace dire diverso, perché in realtà non è una diversità. La diversità sta già nel fatto che io possa portare un 38 e banalmente mia sorella porta un 37, quindi già qua è una diversità. Quindi anche questo aspetto andare un po' a sdoganarlo e semplicemente parlare di numeri. I numeri dicono che nella società noi abbiamo da un numero a un altro numero, quindi sulle scarpe mi viene da dire dal 37 al 39 è ok, fuori da questi standard diventa già una differenza, diventa già qualcosa che socialmente non viene detto, ma mi verrebbe proprio da, in questo momento, da esternare, da condividere con voi il fatto che sia sbagliato, perché in un certo senso è questo che ci fanno passare, perché già io mi immagino andare in un negozio e secondo le mie caratteristiche non trovo quello che cerco, già questo mi fa sentire sbagliata, perché se non c'è nel negozio vuol dire che io non vado bene per le caratteristiche che ho. Invece quello che tu hai raccontato a me ha toccato tantissimo, perché penso che ci fa veramente sentire incluse in un concetto di valorizzazione che è personale, e che se mi permette di poter indossare un paio di scarpe per sentirmi in qualunque modo io voglio sentirmi, già questo per me è una missione di vita pazzesca, perché mi fa veramente credere nel fatto che io posso portare veramente il focus su di me e su quello che è una mia esigenza, anziché dover, come dire, sottostare a quello che trovo. Quindi se io non trovo un paio di scarpe, dovrò limitarmi a mettere altri modelli, magari una scarpa da tennis, o magari optare per quei modelli che magari non sono per me bellissimi, perché anche questo c'è comunque in giro, quello che vediamo è anche questo, anche mi viene in mente nelle taglie dei vestiti, no? Le persone che hanno una taglia diversa rispetto a quella che troviamo nel mercato, allora hanno dei modelli un po' particolari che magari non ci piacciono. Pensiamo alle ragazze che magari hanno delle taglie più morbide, magari hanno quei modelli che dicono ma io ho sentito spesso questa cosa, ma è da vecchia quella cosa, perché etichettiamo quel capo perché non è uguale a quello che noi vediamo sul mercato e che magari vorremmo indossare noi. Quindi ecco, questa cosa è stata la prima che mi ha risuonato, forse anche per la mia esperienza di vita, visto che arrivo da un passato di forte sovrappeso dove in realtà io non trovavo le mie taglie, e quindi mi dovevo magari accontentare su alcuni siti per cercare alcuni capi che semplicemente mi vestivano ma non andavano a valorizzare quello che io volevo mettere in risalto di me stessa. E quindi automaticamente partiva il concetto di non andar bene, quindi dovevo coprire, non dovevo valorizzare.
Quindi ecco, questa cosa la trovo bellissima nel tuo racconto e ho trovato anche bello il fatto che tu volessi appunto arrivare a più persone possibili e la tua storia ti ha portato a raggiungere quell'obiettivo e quindi sono sicura che si espanderà ancora di più, però ecco, già questo concetto ci porta proprio all'inclusività e quindi a, come dire, quella forza del dire vado bene così, se voglio migliorare qualcosa è una mia scelta, non perché non trovo nel mercato qualcosa che vada bene per me. Esatto, sono d'accordissimo appunto con quello che hai detto, Jessica. Infatti io mi piace definire il mondo di coraggio un progetto di inclusione, perché appunto anche io diciamo che il motore che ha azionato un pochino il tutto è stata un po' anche la rabbia della mia adolescenza del non riuscire a trovare o sentirmi comunque esclusa da parte appunto del mondo della moda, no? Quindi non poter vestirmi come le mie amiche, non poter essere come loro, già anche comunque per la mia altezza, la mia altezza mi ha sempre portata comunque a vedermi in maniera differente. E soprattutto anche diciamo che con questo mondo di coraggio e con questo pa grande passo che ho deciso di fare, l'ho chiamato appunto coraggio perché ho deciso comunque di smettere in primis di avere paura, cioè non smettere di avere paura, di accettare la paura e di mettermi al centro, quando invece nella mia adolescenza comunque mi sarei spesso voluta nascondere perché non potevo essere vista come mi sarei voluta far vedere, no? Perché poi comunque l'abbigliamento va a influire sul lato psicologico ed emotivo. E quindi non, diciamo che è anche un lavoro sul termine appunto di diversità, essere differenti, no? Essere differenti per me non può che essere un valore, l'ho imparato con il tempo e soprattutto anche con questa attività che è il mio mondo, che è diventato il mio mondo. Quindi pensare all'impatto emotivo che ha il termine differente, no? Cioè tu sei diversa ed è una cosa positiva perché siamo tutte diverse. Cioè il mondo e la società ci vogliono far cioè ci manda il messaggio del ok, devi essere uguale agli altri, ma non lo potremo mai essere, soprattutto non è giusto esserlo, perché nasciamo diversi, siamo tutti diversi, tutte diverse, ed è appunto nelle nostre diversità che risiede il nostro maggiore valore. Quindi è anche la capacità di scegliere di essere autentiche, e quindi nel mio caso appunto ha funzionato il fatto di trovare il coraggio di mettermi al centro e dire ok, questa sono io, sono alta 1,93, porto un 44 di piedi, non ho più vergogna nel dirlo perché sono così e non mi posso nascondere, anzi, ciò che io ho sempre ritenuto un difetto mio, ho deciso di metterlo davanti a tutto e farne diventare un valore. Ed è stato ed è bellissimo perché mi sentivo sola, diciamo, prima di aprire questa attività, tutte poi ovviamente le paturnie mentali che ha ogni donna, perché le abbiamo tutte. Però diciamo che è bello perché ci si fa forza poi l'una con l'altra, nel momento in cui riesci ad aprirti, riesci ad esternare le tue vulnerabilità, capisci e insieme si trova una soluzione, cioè capisci di non essere sbagliata e allo stesso tempo vai a ricercare una soluzione con le compagne che trovi lungo la strada, ecco. Quindi È vero, e infatti anche da quello che stai dicendo mi viene in mente proprio il fatto che molto spesso noi teniamo dentro quelle che sono le nostre vulnerabilità e non le condividiamo, perché pensiamo in qualche modo che possa essere o sbagliato o comunque sia una vergogna dover esternare qualcosa di così delicato e profondo per noi. In realtà mi rendo conto, adesso sentivo parlare te. A me verrebbe proprio da esternarti dire, caspita, ma sai che mi ritrovo nelle tue parole perché stai parlando con una persona di piccola statura, perché sono 1,58, quindi comunque c'è una differenza abissale, però magari io non capisco cosa significa essere alta 1,93, ma capisco il disagio perché magari io l'ho provato su altre cose, quindi questa condivisione in realtà genera un movimento potente. E come hai detto prima tu, parlando di diversità, se andiamo un po' a sdoganare questo concetto che in realtà ci riporta più a quel volere un senso di appartenenza verso la società e quindi volerci includere all'interno di qualcosa e che ha delle regole, mi viene da dire, non dettate da noi e quindi dobbiamo in qualche modo infilarci lì in quella piccola nicchia che in realtà non può includere tutte, perché nel momento in cui mettiamo delle leggi, cioè delle regole che hanno dei paletti, se non rientriamo lì, in qualche modo ci fa sentire fuori. Quindi andare a lavorare questo senso di diversità, partendo dal punto di vista che non c'è il discorso del senso di appartenenza legato a entrare in certi standard, ma un senso di condivisione già ci porta a vedere la diversità più come una nostra unicità.
quindi che ci rende sì diversi uno dall'altro, ma ci arricchisce anche, perché quello che tu hai di diverso da me mi può arricchire. E questo credo che, insomma, entra tantissimo nel motto di coraggio, insomma. Quindi mi piace tantissimo questo brand e questo movimento che hai creato. E infatti, parlando di questo, Elisa, mi piacerebbe proprio esplorare con te quello che nella tua storia ti ha portata, no? Ci sono magari degli ostacoli o c'è qualcosa nel tuo vissuto che ti ha portata ad essere oggi la donna power che vediamo qui davanti a noi. Ti va di raccontarci un po' qual è stato questo ostacolo? Assolutamente sì, con piacere. Diciamo che il grande ostacolo che ho cercato di superare sin dal principio è stato la paura di sbagliare, perché spesse volte appunto ci fermiamo davanti a un desiderio di fare o di anche di parlare per la paura di non essere in grado, di non essere all'altezza, no? E, mi ricordo, poi ovviamente è stato principalmente, sin dal principio, è stato un dialogo interiore che ho creato dentro di me, positivo e propositivo, del ok, Elisa, sbaglierai, perché sbaglierai un sacco di cose, però imparerai. Quindi anche quello, diciamo che mi ha aiutato tantissimo trovare queste parole dentro di me e pronunciarmele spesso e soprattutto anche ricordarmi dell'essere autentica. Non c'è un modo in cui tu ti devi presentare o il modo in cui tu devi fare, c'è il tuo modo, quindi abbi il coraggio di farlo. E diciamo che sì, queste sono state i due concetti chiave per poter arrivare a fare, ad essere la persona che sono oggi. Cioè è stato come uno sblocco, forse era anche il momento giusto che accadesse. All'alba dei 29 anni, poi sai, non lo so, penso che quasi per tutti, per tutte, l'alba dei 30 anni è un po' come un giro di boa, no? Arrivare lì e dire Vero. ok, chi sono oggi, che cosa ho lasciato per strada, che cosa mi piacerebbe essere, a cosa ho rinunciato, mi piacerebbe ritrovare. Quindi ecco, diciamo sì, ho superato la paura di sbagliare perché ho accettato appunto il fatto dell'arrivare a imparare qualcosa. Poi un mio caro amico appunto dice sempre alla fine chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia nulla. Quindi anche questa è un'altra parola chiave, no? Un'altra frase chiave, perché appunto, quindi dici in effetti sì, è vero, l'errore arriva dall'azione, quindi va bene, accettiamo il compromesso. Sì. È molto ispirante, Elisa, questa condivisione, perché la paura di sbagliare è uno dei più grandi blocchi al cambiamento, alla crescita, alla realizzazione dei progetti. E nel mondo femminile è molto diffusa questa paura per tutti, ma in particolar modo per le donne, che spesso, a proposito di quei canoni sociali di cui parlava prima Jessica, è un po' incasellata in questo modello di perfezione. La professionista perfetta, la mamma perfetta, la figlia perfetta, la sorella perfetta, l'amica perfetta. Quindi viviamo un po' in questo mito della perfezione e quindi lo sbaglio esce, no? Da questo canone di perfezione che anche senza accorgercene un po' abbiamo interiorizzato. E invece, grazie, perché la tua storia va a sdoganare lo sbaglio come un'occasione straordinaria di crescita e di apprendimento, cioè senza l'errore non c'è crescita, non si impara senza fare degli errori. E poi attraverso questi errori diventiamo anche persone migliori, cogliamo delle opportunità. Quindi nella tua storia hai unito davvero tanti tratti, questa possibilità di esprimere pienamente se stessi indipendentemente da quello che c'è fuori, perché ognuno ha la sua altezza, quindi in questo caso parliamo di aspetto fisico, ma è chiaro che lo stesso esempio potremmo farlo su caratteristiche interiori, c'è chi è più alto e più basso rispetto a quegli standard, chi ha il piede più lungo o più piccolino. Ma c'è chi semplicemente non si riconosce, no, in quello che tutti i giorni vede là fuori. E quindi mi viene in mente proprio l'immagine di una sfera di luce che è dentro di noi, no? È la nostra essenza e possiamo darci il permesso di portarla fuori. E tu hai fatto delle tue difficoltà dell'adolescenza, in realtà un punto di partenza bellissimo. Ti sei messa in gioco parlando all'esterno di quello che avevi vissuto, delle tue vulnerabilità, come diceva prima anche Jessica, hai affrontato la paura di sbagliare e ti sei messa nudo, potremmo dire, no? Così come sei, e questo ha portato alla nascita di quello che tu prima hai definito, mi sembra un'espressione bellissima, il mondo di coraggio. Infatti, mentre ti ascoltavo, ha risuonato tanto questa espressione, perché è vero, cioè dietro il tuo progetto c'è molto di più, come dicevamo in apertura, di un brand di calzature, per quanto di nicchia, made in Italy, artigianale, ma c'è molto di più di questo. Cioè tu attraverso
le tue scarpe, quello che hai creato, passi un messaggio che è molto più ampio, che è quello che possiamo essere noi stessi, essere felici di essere così, senza sentirci sbagliati o in dovere di assomigliare a qualcun altro o rientrare in una taglia che poi non ci corrisponde. Quindi è una taglia metaforica, non sia fisica ma anche interiore, entrare in panni anche metaforici che non sono nostri. Quindi davvero ti ringrazio di questa condivisione, perché di questi tempi penso che ci sia tanto bisogno di questo messaggio, e anche per i giovani. A volte mi colpisce perché quando cammino per strada o li incontro magari sugli autobus, vedo questi ragazzi che sono tutti vestiti uguali, tipo con lo stampino, e lì non si vede più la personalità della persona, vestiti identici, no? Che è un po' quell'età in cui si tende ad omologarsi agli altri. Si vuole essere parte del gruppo sociale, ci sta, è un desiderio lecito, è quello di essere accettati, di essere inclusi, ci mancherebbe. Però ecco, in questo modo si appiattisce tutto e la bellezza dell'unicità di ognuno non viene fuori. Quindi il tuo è un esempio di coraggio di essere realmente se stessi, che poi è un viaggio, perché come dicevi tu, arrivo alla storia dei 30 anni, poi dei 40, poi dei 50, poi dei 60 e periodicamente mi chiedo: ma chi sono? Questa è un po' la domanda delle domande. Sì. Grazie mille, Elisa. E hai tante cose da dire, da condividere, già la tua storia, hai visto moltissimi messaggi già inclusi al suo interno. Ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa, se c'è un messaggio che in questo momento è dentro il tuo cuore e che pensi che sia importante oggi condividere con le donne che ci stanno ascoltando. Sì, io penso che il messaggio più importante da trasmettere possa essere quello di ricordarci di darci un valore, al di là della risposta che potremo avere da parte del mondo o da parte delle persone che abbiamo attorno, ricordarci di questa cosa, cioè del fatto che comunque noi abbiamo un valore in primis per noi stesse, e quindi è un concetto che va a riguardare anche la fiducia che diamo a noi stesse, di conseguenza se stiamo bene con noi riusciamo a stare bene anche con gli altri, al di là appunto della risposta che ci possono dare. Quindi è una sensazione, poi è anche difficile spiegarla a parole, però è una sensazione che sento quotidianamente quando cioè io so di essere nel centro della mia essenza, nel centro della mia persona, quando sento questo, del ok Elisa, al di là di quello che avrai, che otterrai, lanciando un sassolino appunto nel laghetto, nel fare un qualcosa, nel compiere un'azione, l'importante è che tu lo faccia perché te lo stai sentendo. Mm-hmm. E quindi ecco, il credere in noi, l'avere fiducia in noi stesse, e poi che è una sorta di energia che nasce dentro di te e poi diffondi e ti ridà un qualcosa di positivo indietro. Quindi sì. È fantastica questa immagine che ci hai regalato di questo sassolino, no? Perché a volte sottovalutiamo la potenza di quell'azione. Abbiamo lanciato quel sassolino e poi quell'immagine dei cerchi concentrici, no? Che da quel sassolino si espandono. È proprio un'energia, come se tu avessi toccato un punto là fuori nel mondo e quel punto avesse originato delle altre ondate di connessione, di espansione. Quindi è veramente molto bello questo spunto, è uno spunto energetico, potremmo dire, oltre che uno spunto pratico di dire credete in voi stessa, abbiate fiducia in voi. Ci hai dato uno spunto un po' più profondo, lo sentiamo quando quella strada ci corrisponde veramente, poi le azioni vengono in modo naturale, sono come una conseguenza che segue quella vibrazione che abbiamo sentito dentro di noi, che ci dice guarda quella la strada, è questo che puoi fare, anche se poi ci sono tutte le paure del caso, ma tu intanto hai lanciato questo sasso, benissimo. Elisa, grazie di cuore per tutti gli spunti molto ispiranti, direi, che continuano a risuonare anche dopo che ci hai donato in questo talk. Ricordo a tutte le persone che ci stanno seguendo, se vi sono piaciuti questi temi di questi talk, sappiate che c'è un corso gratuito che Jessica ed io abbiamo creato, si chiama Inner Power, è un corso via email di 5 giorni, iscrivendovi riceverete ogni giorno una mail con degli esercizi che possono aiutarvi proprio a connettervi con questa energia interiore che ognuno di voi ha, con questa luce, per poi portarla fuori nei vostri obiettivi, nei vostri progetti concreti. E se avete una storia da raccontare potente come quella di Elisa, se sentite appunto questa vibrazione che vi richiama di dire sì, non devo tenerla solo per me questa storia, so che potrebbe ispirare altre persone che l'ascolteranno, potete candidarvi per i prossimi Power Talk nel link che trovate nella descrizione del video.
Esatto, e oltre a questo, se vi va, ci piacerebbe proprio condividere queste storie con tante altre donne. E quindi se vi risuona questa storia, avete voglia di farla conoscere a qualcun altro, ecco, questo è il momento più giusto per farlo. Quindi potete cliccarci un bel mi piace, seguirci ovviamente per non perdervi neanche le prossime puntate e soprattutto condividere con amici, parenti, anche solo sui social per condividere a chi è destinato questo messaggio che voi desiderate diffondere, insomma, anche grazie, insomma, a questo momento che stiamo condividendo insieme. Quindi ci tengo ancora a ringraziare la nostra Elisa, grazie mille per aver partecipato a questo episodio del Power Talk. Grazie a voi, è stato un grande piacere. Grazie. Bene, allora direi che noi ci possiamo vedere alla prossima puntata. Quindi ciao ragazze, alla prossima. Ciao a tutte. Ciao.